Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio dei Condotti EPS per quanto riguarda la rubrica delle porcate della federazione. Prima di cominciare, come al solito, vi consiglio di iscrivervi al canale e di visitare il nostro sito internet www.borderlinitalia.com. Oggi parleremo di un argomento un po' assurdo che non cadrete alle vostre orecchie. Oggi parleremo di razzismo. Molti di voi penseranno, Star Trek è stato precursore in molte cose, tra cui appunto sull'argomento del razzismo. Infatti, il primo bacio interrazziale nella TV americana fu visto negli anni 60 in un episodio di Star Trek The Original Series, quando il capitano Kirk baciò Uhura. Eppure l'argomento di oggi parla del razzismo in maniera non tanto bella. Quindi, saremo a bordo della nostra USS Relativity e andiamo a vedere cosa è successo. Oggi parlerò del 21esimo episodio della quarta stagione di Star Trek The Next Generation. In italiano si chiama Giustizia Sommaria. Perché l'argomento di oggi è razzismo? L'episodio inizia con Riker e Troy che stanno facendo un interrogatorio a un Klingon. Questo Klingon si chiama Gidan ed è un esobiologo che si trovava da qualche settimana sull'Enterprise per via di un programma di scambio scientifico. Insomma, una sorta di programma Erasmus tra la Federazione e l'Impero Klingon. Perché lo stanno interrogando? C'è stato un incidente nella sala macchine. Nella fattispecie la camera di Lidio è scoppiata. E voi dite, perché stanno proprio interrogando questo Klingon? Salta fuori che gli schemi della camera di Lidio dell'Enterprise erano finiti in mani romulane. E casualmente questo è successo quando questo Klingon era a bordo dell'Enterprise. Inoltre si scopre che questo Klingon aveva, insomma, sbirciato nel database dell'Enterprise, quindi diciamo era il primo indagato. Troy e Riker fanno qualche domanda, questo non vuole rispondere, basta, e alla fine Riker ordina a Worf di riportarlo nel suo alloggio. Mentre Worf lo porta nel suo alloggio, Troy dice a Riker, usando i suoi sensi di betazoide, che Gidan sta nascondendo qualcosa. Mentre Worf porta Gidan nel suo alloggio, Gidan fa un'offerta a Worf dicendo che se lui lo aiuta a scappare, poiché Gidan ha delle amicizie nell'Impero Klingon, può aiutare Worf a riabilitare il suo nome, perché ricordiamo che nel 17esimo episodio della terza stagione di The Next Generation, I peccati del padre, Worf, in qualità di figlio di Mog, si assume la responsabilità di fronte all'alto consiglio Klingon del fatto che suo padre aveva cospirato con i Romulani per quanto riguarda l'attacco di Kitum. Ma in realtà in quell'episodio salta fuori che fu Duras a fare questa cosa. Però siccome Duras era una famiglia influente, Worf, per il bene dell'Impero Klingon, per non far scoppiare una guerra civile, si addossa tutto. A questo punto, di fatto, non hanno delle prove formali contro Gidan, giusto? E quindi vogliono approfondire il suo coinvolgimento per capire se veramente Gidan è colpevole di due reati. Uno, aver rubato informazioni top secret e averle girate ai Romulani. E due, se è coinvolto, direttamente o indirettamente, nell'esplosione che era successa nella sala macchine. In supporto alle indagini, viene richiamata in servizio l'ammiraglio Nora Satin, figlia del giudice Aaron Satin. Questo è un dettaglio fondamentale, ricordiamocelo per la fine. Insieme ai suoi assistenti, tra cui c'è Sabine Genestra, che è un betazoide. Quando Satin sale a bordo, la portano subito in sala macchine. Purtroppo non le possono far vedere nulla a curvatura perché c'è ancora la paratia di sicurezza chiusa, perché la zona è ancora inondata di radiazioni. Tuttavia, la Forge e Dana le mostrano il video dell'esplosione. Un'analisi più approfondita del video mostra che c'è stato un cedimento della struttura dell'articolazione del dilitio. Insomma, quelle lamelle che tengono il dilitio fermo per controllare la reazione materia-antimateria. La prima ipotesi sulla quale loro iniziano a lavorare è il sabotaggio. Quindi vogliono capire qual è stato anche il coinvolgimento di Gidan in questo sabotaggio. A questo punto cosa succede? Worf trova un ipospray in possesso di Gidan nel suo alloggio. Questo ipospray veniva utilizzato da Gidan per farsi delle iniezioni, poiché lui era affetto dalla sindrome di Baltasare, che è una sindrome di cui non si discute molto. Che per curare questa sindrome, Gidan doveva farsi delle iniezioni settimanali.
Tuttavia, questo ipospray è taroccato. Avevo un lettore ottico che casualmente riusciva a leggere i chip isolineari della federazione e codificare l'informazione digitale in sequenze di amminoacidi. Queste sequenze di amminoacidi poi diventavano proteine inerti e lui poteva codificare queste cose in amminoacidi, magari poi iniettarle a qualcuno, magari a sua insaputa, per poi fare capitare in qualche modo queste informazioni ai Romulani. Quindi fanno un nuovo interrogatorio a Gidan. Worf ricostruisce tutte le persone che sono entrate e uscite dall'Enterprise in tutto il periodo in cui Gidan era a bordo e, in particolare, ha studiato i movimenti di un diplomatico tarkaniano che, dopo che ha lasciato l'Enterprise, se n'è andato verso il sistema di Cruises per poi svanire nel nulla. Gidan dice, vabbè, questo non vuol dire che io sono colpevole di qualcosa. Worf ingalza e gli mostra l'ipospray tarocco. A questo punto Gidan vuole il sacco e dice che il sangue dei Klingon si è annacquato per via dell'alleanza con la federazione, i Romulani sono forti, la federazione è merda, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vuole il sacco e ammette di essere colpevole, di aver trafugato quelle informazioni. Adesso c'è da capire se Gidan è colpevole direttamente o indirettamente nel sabotaggio del nucleo a curvatura, perché comunque la camera di litio del nucleo a curvatura è scoppiata. Quando gli fanno le domande e gli dicono esplicitamente se lui è coinvolto nel sabotaggio della camera di litio del nucleo a curvatura, Gidan dice io non ne so niente. A questo punto lo mettono agli arresti e quando lui esce dalla sala degli interrogatori, l'assistente belazoide dell'ammiraglio, questo Sabin, mi conferma che il Klingon non sta mentendo. Cioè, il Klingon ammette di aver rubato le informazioni, ma non sta mentendo quando dice che lui non è coinvolto. Quindi l'esplosione è stata una coincidenza. Oppure c'è qualche altro complice. Quindi ci potrebbe essere un membro dell'Enterprise infame. Continuano le indagini. Worf ricava una lista di tutte le persone con cui Gidan era entrato in contatto durante la sua permanenza all'interno dell'Enterprise. Fortunatamente Gidan non è una persona che socializzava parecchio, quindi la lista era molto piccola. La prima persona che viene interrogata è Crusher. A Crusher viene chiesto se lei avesse mai fatto delle iniezioni a Gidan. La dottoressa risponde, io personalmente non l'ho mai fatto perché qualcuno dei miei assistenti l'avrebbe fatto. Tra questi assistenti c'è il marinaio Simon Tarses, che viene interrogato. Fanno delle domande di rito, tra cui Tarses dice che il nonno paterno era vulcaniano. Questo è un dettaglio fondamentalissimo. Quindi il nonno paterno di Simon Tarses è vulcaniano. E fanno alcune domande dicendo qual era la natura della relazione che lui aveva con Gidan. Lui ha detto che ha fatto qualche iniezione, non più di questo. Quando Tarses se ne va, Sabine dice il ragazzo sta mentendo, quindi abbiamo trovato il nostro uomo. A questo punto le indagini si focalizzano su questo Simon Tarses. L'ammiraglio Satine chiede a Picard di applicare delle restrizioni a Tarses, ma Picard dice perché lo devo fare, alla fine finora è innocente. E qui inizia una discussione perché Picard dice io non voglio restringere la libertà personale di un individuo basandomi sull'intuizione di un betazoide. Satine dice beh, ma anche tu hai un consigliere betazoide, che fa, tu non le usi le sue capacità? E lui dice sì le uso, ma non le uso per fare i processi, se noi lo dobbiamo incriminare se bisogna avere delle prove. E qua iniziano i primi screzi tra Picard e Satine. Nel frattempo che le indagini su Tarses proseguono, le radiazioni attorno al nucleo di curvatura sono state eliminate, date la forza che hanno fatto delle indagini. Praticamente salta fuori dalle loro analisi che non hanno trovato alcun tipo di agente chimico, quindi nessun esplosivo. E allora la domanda è, com'è scoppiato questa camera di litio? Torno all'involucro della camera di litio, trovano delle microfratture. Queste microfratture sono dovute a uno stress neutronico. Data suggerisce che praticamente durante l'ultima revisione dell'astronave, sì, anche le astronave fanno le revisioni proprio come le vostre macchine, hanno sostituito questo involucro con uno difettoso. E quindi il difettoso oggi, il difettoso domani è scoppiato. Quindi è scoppiato per caso. Però l'ammiraglio Satine non si convince perché dice no, Gidan non è potuto fare tutto questo da solo. Secondo me Tarsis è coinvolto. E si incapicchia. Cioè lei, ok, d'accordo che c'è stato un difetto di fabbrica, ma lei è convinta che ancora questo Tarsis non la racconta giusta. Fanno un nuovo interrogatorio a Tarsis e questa volta lo fanno a porte aperte. E già Picard inizia a dire parecchio. Picard ricorda Tarsis che gli è stato assegnato un difensore, in questo caso era William Riker, e iniziano a fargli delle domande. Nella fattispecie, Sabin inizia a fare tutto un giro di parole, utilizzando tutta una tattica per farlo cascare in contraddizione. Nella fattispecie, Sabin fa saltare fuori un dettaglio della vita personale di Tarses. In realtà,
il nonno di cui parlava non era vulcaniano, ma romulano, e lui, quando si è arruolato nella flotta stellare, ha mentito dicendo che il suo nonno era vulcaniano. Quindi, sapendo che lui, suo nonno era romulano invece che vulcaniano, è successo un casino. Tant'è che Riker si alza e interviene in qualità di difensore e suggerisce a Tarsus di non rispondere. Tarsus, infatti, invocando la settima garanzia della Costituzione della Federazione Unita dei Pianeti, dice di non rispondere, perché la sua risposta potrebbe essere utilizzata per incriminarlo. Dopo questa udienza, si vede che Worf vuole investigare su tutti gli aspetti della vita di Tarsus, addirittura anche andare a scoprire quanti pianeti ha. Picard lo ferma, facendogli presente che avere un nonno romulano non è un reato. Ma Worf la pensa diversamente. È qua che c'è la scintilla di razzismo. Basta che uno ha DNA romulano e quindi è colpevole, a prescindere, senza prove. Picard è l'unico che si su questa cosa e cerca di impuntarsi, invece no. Si dà inizio a una vera e propria caccia alle streghe, con Satir, Sabine e anche Worf, perché Worf comunque vuole arrivare anche lui al noccio della questione. Ma in realtà non c'è nessun noccio alla questione, perché Gidan ha confessato di aver rubato i dati. Hanno scoperto che in realtà la camera di Lidia è scoppiata per un defetto di fabbrica. Dove cazzo è il noccio della questione? Picard va a parlare con Satir. Lei dice, chiaramente, da questo momento in poi le indagini finiscono, perché Tarsus è innocente. E se sarà necessario, io parlerò col comando di flotta. L'ammiraglio Satin dice, beh, le indagini proseguiranno, perché io sono sempre a contatto col comando della flotta stellare. Anzi, non solo le indagini proseguiranno, ma si espanderanno. Picard, lei dice, io ti combatterò. Satin dice che da questo momento in poi tutte le udienze verranno fatte di fronte all'ammiraglio Thomas Harry, della sicurezza della flotta stellare. Picard dice, me ne sto fregando. Cosa succede a questo punto? Picard è in plancia. L'assistente di Satin dice a Picard che il giorno dopo si dovrà presentare in udienza alle ore 9. Stupore generale, Picard si presenta. Cosa succede in questa udienza? Che tra l'altro è a porte aperte e c'è pure l'ammiraglio Harry. Picard vuole parlare. Satin dice, no, se tu vuoi fare una dichiarazione, la puoi fare dopo ti facciamo le domande. Picard dice, guarda, io ho studiato la legge e io ho il diritto di fare una dichiarazione prima che mi vengano poste le domande. Picard fa un discorso che in qualche modo riassume tutta la vicenda. Parla di Gidan, che alla fine è stato scoperto essere colpevole di aver trafugato quelle informazioni e averle consegnate ai Romulani, ma si sta indagando sulla vita di un innocente. Perché Tarsus alla fine che colpa ha? La colpa di aver fatto qualche iniezione a quello? È che suonano che è Romulano, quindi perché Romulano è colpevole? Picard dice, vale la pena distruggere la dignità di un uomo solamente perché suonano è Romulano? E Picard ha ragione di fatto, perché alla fine il noccio di questo episodio, parlando di complotti, sabotaggi, romulani, alla fine il noccio della questione è proprio il razzismo. Solamente perché quello è il suo nome romulano, quindi è stronzo. Dopo che Picard fa questa dichiarazione, Satin nelle sue stende betazoide inizia a fare delle domande, tra cui portano alla luce il fatto di T'Pel. T'Pel era una romulana che si spacciava per vulcaniana, era stata nella federazione per anni come ambasciatrice. E poi, quando lei sale a bordo del falco da guerra romulano, Picard non muove un dito per andare a prenderla, anche perché i Romulani gli avrebbero rotto il... Poi giocano sul fatto che Picard era stato assimilato dai Borg, e gli dicono, com'è andata? Come sta? Sei ripreso da quell'esperienza? Picard fa, no, tutto a posto. Basta, praticamente, Satin, di fronte all'ammiraglio Harry, mette in dubbio, di fatto, esplicitamente, la lealtà di Picard. Picard non si scompone, fa un discorso, erano delle parole dette dal giudice Aaron Satin, il padre di Nora Satin. E le parole sono queste. Vede, ci sono delle parole che conosco fin da quando ero studente. Con il primo anello è già formata la catena. Il primo discorso censurato, il primo pensiero proibito, la prima libertà negata ci incatena tutti irrevocabilmente. Queste parole furono pronunciate dal giudice Aaron Satie come giudizio e avvertimento. La prima volta che la libertà di un qualsiasi uomo venisse calpestata, ne subiremmo tutti il danno. A questo punto Satie esplode, urla, dice a Picard, io ho fatto cadere uomini più potenti di te. L'ammiraglio Harry si è scusato di questa pantomima, con un silenzio assordante si alza e se ne va. Tutto è finito. Alla fine, la porcata della federazione di questa puntata è perpetrata da, e sì che è un ammiraglio, ma un ammiraglio in pensione, che solamente perché quel tizio aveva camuffato il fatto che suo nonno era romulano, era colpevole a prescindere.
poverino, quello aveva paura. Vabbè, ha mentito, però non è quello il punto. Non è perché uno mente, perché suo nonno è romulano, suo nonno è vulcaniano. È stronzo. Chiediamo la sua opinione. Cosa ne pensi tu? Interessante. Molto bene. Per questo episodio abbiamo finito. Il prossimo episodio dei Condotti PS sarà un episodio speciale in cui riassumerò tutte queste 10 puntate delle porcate della federazione e andiamo a vedere qual è fra queste la porcata delle porcate. Quindi, prima di concludere, vi ricordo di iscrivervi al canale così che quando altri video saranno pubblicati voi ne siete informati. Visitate il nostro sito internet www.bordelanitalia.com e ci vediamo col prossimo episodio. Ciao!